Si sono concluse con la premiazione dei vincitori le iniziative della 22esima edizione del Premio Letterario Internazionale L'Aquila Biper, intitolata a Laudomia Bonanni, nella cerimonia finale all'Auditorium del Parco. Laura Pugno con i nomi è stata la vincitrice della sezione Poesia Edita. Gli altri premiati sono stati Massimo Pamio con Anonimie e Tiziano Broggiato con Sorvoli. Menzione speciale alla memoria per Luciano Russi con Ancora. Molto felice della vittoria di questo premio, che per me rappresenta un segno di cambiamento, il cambiamento che una figura come Laudomia Bonanni apportò sulla scena delle lettere italiane nella prima parte del secolo, il cambiamento di una città come L'Aquila che rinasce e cresce dopo i noti fatti, e anche il cambiamento che per me incarna il mio libro, I Nomi, che è stato pubblicato nella Nave di Teseo, perché è un libro che parla della metamorfosi, della perdita, il ciclo di perdita che tutti attraversiamo in gioia. La poesia cos'è per me? Potrei citare un famoso poeta venezuelano, un classico vivo, Rafael Cadenas, che sto traducendo per Einaudi, che a un certo punto scrive Dios es lo que no tiene nombre, Dio ciò che non ha nome. Ecco, io sono laica, però per me la poesia è ciò che non ha nome, nel senso che ciò che deve ancora essere nominato è l'indicibile che ci sforziamo di pensare e quindi di dire attraverso i versi. Thich Nhat Hanh diceva che ogni istante è un dono. Quindi questo premio è un riconoscimento all'universo, perché io mi ispiro al cosmo, alla vita che ci circonda, che è meravigliosa. Quindi dobbiamo con la poesia parlare della gioia. La vita è una irripetibile condizione che ci deve suggerire la gioia, in cui, se siamo in armonia con l'universo, ci invade e ci sta attorno ogni momento appunto della nostra vita. Tiziano Broggiato, che sensazione c'è a vincere questo premio? È un premio di poesia intitolato ad una grande scrittrice aquilana. Cosa c'è nella sua opera? Beh, io trovo riferimenti che mi hanno entusiasmato ed è un'iniziativa bellissima che venga ricordata in questo premio, anche perché con il tempo ho notato che il premio L'Aquila, Laudomia Bonanni, è sempre più ambito dai poeti, anche quelli più noti, ed è un premio di riferimento, e vedo che la partecipazione porta i migliori nomi all'Aquila, e perciò complimenti agli organizzatori, e suppongo che, essendo già oltre i 20 anni di questa edizione, abbia un'altrettanta lunga vita. Lei, attraverso la sua poesia, che cosa ha voluto esprimere? La poesia è un'espressione, no, di noi stessi? La poesia suppongo sia, no, ci credo, non suppongo, una vocazione. Né più né meno che quella religiosa, penso, perché c'è una sacralità, una religiosità che accomuna per esempio un poeta a un monaco, perché ogni momento della giornata è preso da questo momento di quella che è la tua fede, poetica o religiosa, e dedichi ogni momento di quando viaggi, lavori, studi, e lei è pronta lì sempre a carpire situazioni, frammenti, indizi, per poter essere poi linfa per ciò che scrivi. È un premio indubbiamente molto importante, e per questo libro di Luciano Ancora, che comprende le poesie un po' di tutta la sua vita, e quindi è particolarmente importante, e credo che lo sarebbe stato per lui. Ma adesso noi faremo, perché ho istituito una fondazione a nome suo, faremo la prima presentazione a Pescara di questo libro il 15 dicembre. I vincitori della poesia inedita riservata agli studenti sono stati ex aequo Chiara Andreassi e Benedetta Romanelli del Cotugno. La poesia, è vero, è dei giovani, perché sicuramente grazie a questo premio la poesia è riuscita a metterci come protagonisti dei sentimenti, della vita, e sicuramente di un nuovo modo di vedere le cose, in modo più sensibile, in modo giovanile, in modo fresco, vivace. E i temi sono svariati, poiché sono 10 poesie che sono state premiate dalla giuria, e che affrontano i temi dall'amore ai rapporti personali, quindi varie tematiche che sicuramente sono state apprezzate dalla giuria e speriamo possano essere apprezzate anche da tutti i lettori che leggeranno le nostre opere. Benedetta Romanelli è la vincitrice della sezione di poesia inedita riservata agli studenti con un'altra compagna, studentessa di liceo. Che cosa c'è nella tua poesia?
Allora, la mia raccolta di poesie è, diciamo, un'espressione di alcuni momenti di difficoltà, ma anche di gioia. C'è anche l'amore e l'affetto verso le persone che mi sono intorno e quindi sicuramente c'è tanto proprio a livello personale, perché credo che la poesia rappresenti proprio questo, proprio riuscire a esternare i sentimenti. Esatto, esternare proprio i sentimenti che sono all'interno del nostro animo. Quindi sono molto emozionata e molto felice che siano piaciute ai giudici, perché rappresenta proprio una parte sensibile, appunto, della personalità di una persona, in questo caso appunto di qualcuno che scrive per sfogarsi e per esprimere i propri sentimenti. Ancora una volta una grandissima qualità, quella espressa dal premio Bonanni, che ogni anno si caratterizza per la presenza di un ospite internazionale, in questo caso il poeta spagnolo Alfonso Bresmes. Ma l'edizione di quest'anno, che si è gettata la pandemia alle spalle, ha visto anche il ritorno della sezione dedicata ai detenuti, con il rientro nel carcere Le Costarelle di Pretura e con gli emozionanti componimenti dei detenuti. La poesia del resto è un mezzo di libertà per guardare al futuro. Allora, per me è un onore essere qui ed è sicuramente un'esperienza molto interessante. La poesia ci fa diventare tutti noi cittadini del mondo, malgrado diciamo quello che si sta vivendo in questo momento. La poesia quindi potrebbe essere un strumento, una sorta di salvocondotto che ti permette uscire da quelli che sono la privazione della libertà, e in qualche modo potrebbe essere anche un modo di un'ala, no? una sorta di arto che ti permette viaggiare ed uscire e appunto sovrastare le circostanze che in questo momento si possono vivere. È un bel momento, perché questo premio segna tanti ritorni, i ragazzi che tornano a lavorare con voi dopo la pandemia, il ritorno in carcere in questo momento con la sezione dedicata ai detenuti. Anche quest'anno sono arrivate tantissime opere di qualità e questo rimane uno dei momenti più emozionanti. Sì, è un luogo speciale, è un luogo di detenzione ma anche un luogo di redenzione. Noi abbiamo voluto negli anni portare la poesia, la letteratura, la cultura, perché da questi incontri nasca un interesse, una speranza. E il dialogo tra gli studenti, il poeta ospite d'onore e i detenuti è sempre stato un dialogo struggente. Le poesie dei detenuti parlano di libertà, parlano di amore, parlano di famiglia e si avverte un grande struggimento. I ragazzi hanno curiosità e quindi si mescolano questi sentimenti. Il premio porta la poesia nei luoghi difficili e credo che questo sia il ruolo delle istituzioni: andare nei luoghi difficili, non solo nei luoghi comodi a strappare gli applausi. 22 edizioni, questo premio fu istituito nel 2002 e lei ha partecipato proprio alla nascita. È un premio che ha resistito a tutto e ha portato sempre ospiti d'onore di grande qualità come quest'anno. 22 anni fa abbiamo fondato questo premio, quando la Bonanni era già, diciamo, purtroppo al termine della sua vita, la informammo che stavamo costruendo una cosa in suo onore. E purtroppo la sua fine è stata prima dell'inizio dell'evento e questo mi è sempre dispiaciuto. Tuttavia noi da 22 anni, senza mai fermarci, non ci ha fermato il terremoto, quella fu un'edizione dolorosissima tra le macerie, non ci ha fermato la pandemia, perché abbiamo fatto le edizioni online. E oggi siamo di nuovo tornati nella casa circondariale di Costarelle dopo una pausa lunga, perché ovviamente durante gli anni della pandemia il carcere non era praticabile. E quindi torniamo oggi con molta emozione. Barbara Lenzini, direttrice del carcere Le Costarelle di Pretura. È un bel momento questo, perché si torna con questo premio all'interno del carcere dopo la pandemia, e questo aspetto culturale, questo aspetto di portare la poesia al carcere è un aspetto al quale voi avete sempre tenuto. Sì, perché è un'iniziativa appunto questa che va avanti da oltre 20 anni, ed è secondo me un momento importante, perché la poesia è un momento di crescita e di riflessione sul proprio punto vissuto. Sì. Sono sempre tante le poesie che arrivano, è bello anche che i vostri detenuti possano partecipare, che poi fanno tante attività proprio di avvicinamento alla cultura.
Sì, cioè le poesie che sono arrivate sono, appunto, sono tante, anche da diverse parti di, insomma, del, diciamo, del territorio, appunto, nazionale, e i detenuti nostri, diciamo che in questa circostanza hanno partecipato anche poco, perché la maggioranza, appunto, sono magari degli stranieri, però, diciamo, sì, è un'attività, diciamo, importante. Del spazio, così il deseo è topografo, come dibujas sui mapas a oscuras. Quando le case aún duermen, quando in las casas aún duermen, y en cada lecho del mundo deja un cruz con su nombre, para que siempre entremos a la donde otros nos a la donde otros nos sueña, y nunca estaremos aquí donde nada nos nombre. Topografía. Ci sono luoghi che, a forza di immaginarli, a poco si spostano, fino al giorno in cui appaiono altrove nello spazio. Così il desiderio, quel topografo zoppo, disegna le sue mappe nell'oscurità, quando le case ancora dormono e in ogni letto del mondo lascia una croce con un nome, affinché sempre restiamo lì, dove altri ci sognano, e non siamo mai qui dove nessuno ci nomina. Questa edizione del premio è stata caratterizzata anche dalla borsa di studio Laudamia Bonanni per uno studente di scienze umane dell'Università Aquilana. La BIPER, come ogni edizione, ha finanziato il premio perché crede fortemente nei valori dell'arte, della cultura e della bellezza e della poesia come mezzo per essere umani, per essere liberi in un contesto mondiale purtroppo caratterizzato ancora da guerre e violenze. Sì, questo è un premio letterario internazionale che conferma la sua valenza al di là del territorio aquilano, abruzzese, quindi anche quest'anno abbiamo un ospite internazionale di rilievo e siamo ben lieti e felici di averlo con noi. Ecco, questo premio conferma un fatto: l'interesse non è mai scemato, c'è ancora tanto bisogno di poesia nel mondo. C'è bisogno di poesia, c'è bisogno di cultura, c'è bisogno veramente di un'attenzione forte a quel motore che alimenta la civiltà. In questo momento storico stiamo vivendo crisi incredibili che non pensavamo si potessero ripetere. Abbiamo guerre alle porte dell'Europa e non solo, anche in Medio Oriente, e quanto mai oggi ci sarebbe bisogno invece di solidarietà, di fratellanza, di opere d'arte, di poesia, di temi letterari, di cultura nel senso più ampio, perché la cultura poi corrisponde a civiltà e corrisponde, insomma, a quello che è il motore della società. Immagino sia la prima volta all'Aquila, ha avuto modo poco adesso di vederla, ma che effetto ha fatto entrare in una città rinata dopo un evento catastrofico come quello che c'è stato nel 2009, il terremoto? Sì, è la prima vez. Sì, effettivamente è la prima volta all'Aquila. Conoscevo come tutti ciò che era successo nel 2009 dalla TV e da altri, diciamo, mezzi di comunicazione. È comunque una città effettivamente nella quale si vede che si sta in pieno fermento, che si sta ricostruendo, ed è comunque anche importante perché è anche un elemento che fa parte del nostro essere umano, cioè poter alzarsi ogni volta e poter in qualche modo rifarsi ex novo, no? E effettivamente magari la poesia può anche essere questo strumento che ti permetta in qualche modo guardare dentro di te per cacciare le forze che non hai e mandarle avanti, come sta succedendo di fatto all'Aquila.